dentro l'albero d'Equo. Strana atmosfera, eh? È da tempo che non c'entravo qua. Salve. Allora, vi insegno una cosa. Intanto salve Toosters. E bentornati a The Legend of Zelda Ocarina of Time. Insieme a me e a Navi. Vi spiego una cosa. Allora, prima, nella scorsa parte abbiamo ottenuto i bastoncini d'Equo, che adesso è equipaggio. Giusto per farveli vedere. E sono qua. Sì. Ok. Abbiamo ottenuto i bastoncini d'Equo da questi. Ma come li abbiamo ottenuti? Distruggendo la sua radice. Mentre se adesso distruggiamo la sua testa, se si abbassa. Perfetto. Ok, più o meno ci sono riuscito. Ci dà i semi d'Equo. Le noci, vabbè, quel che è. Pare che in italiano sono semi d'Equo sul 3D, su Ocarina of Time 3D. Sì, settare e illuminerai un nemico, cioè lo stordirai illuminandolo. E cos'è più utile tra semi e bastoni? I bastoni hanno un fine un po' più, per la storia, mentre i semi sono solo per utilità. Ora setto i semi. Non salva ancora. E sì, ci chiede di salvare ogni volta che usciamo dal menu. Ed è una cosa un po' snervante, a dire il vero. Sulla versione 3D mi pare che non ci sia. Ok. I semi d'Equo me li danno a gruppi di 5. Sì, va bene, va bene, va bene, dimmi. Guarda, guarda Link. Puoi vedere là sotto a quella ragnatela usando il coso? Lo so. Let's do it. Un buco bello profondo, eh? Che ancora non ci serve a nulla. Allora, aspettate un attimo che sistemo qualcosa di misterioso. No, non è vero. Ok, ho appena realizzato che se premo start non mi dice di salvare. Molto bene. In realtà dovrebbe essere il contrario. Dovrebbe fare che con B mettono che si torna indietro senza salvare. E se vi chiedete perché è verde quel tasto save, perché il tasto B del 64 è verde, no? Mentre quello del GameCube è invertito. Ok. Cominciamo un po'. Questo è il primo dungeon comunque. Se non l'avevate capito. Là c'è un cuore, ma non ci serve. Non starò a ripristinare cuori per tutto il tempo. Non c'è la necessità. Sì, dimmi, Navi. Guarda questa parete. Com'è che si chiamavano? Dimenticate il nome. Le cose con cui ti aggrappi, ti hanno una strana superficie. Magari lo puoi arrampicarti anche tu, Link. Ma per adesso non lo facciamo. Bello che in inglese crap è una specie di parolaccia. Non lo so. Insomma, un'esclamazione tipo oh cavolo, cose così. Questa è la mappa del dungeon. Cosa servirà la mappa del dungeon se non a mostrarci il dungeon? In basso a destra. Ok, per ora lasciatelo stare quello. Che non ci interessa. Andiamo. Ah, che noia. Puoi aprire una porta standoci davanti e premendo A. Fai attenzione a cosa dice l'icona d'azione. Quell'icona blu è in cima allo schermo. Lo vedo. Oh? Perché siamo chiusi qua dentro? E c'è uno strano tizio d'Equo. Dimenticami, maestro. Ti darò un indizio se mi farai andare.
Quando salti via da un... Quando salti giù da un alto precipizio, se tieni premuto il coso in avanti, potrai rotolare quando cadrai a terra. Non posso garantirti che succederà, però se il coso è veramente molto alto, beh, provaci. E se ne scappa. Poverino, eh. Era soltanto un'anima innocente. Ok, porta sbloccata. Abituatevi anche con questo sistema delle porte che si chiudono e ci sono i nemici da sconfiggere. Ok, questa piattaforma non è stabile, quindi è inutile starci sopra. Tanto prima o poi cade. E tranquilli perché non devo rifare da capo. Qua ci sono le liane. Ecco come si chiamano liane, perché non mi veniva il termine liane. Vabbè. E c'è un altro scrigno. Volevo dire, c'è un altro scrigno. Vero? Na 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 na
La fionda fatata. Nello schermo di selezione premi cosi. Premi il coso. Sono tutti cosi, mi dispiace. Premi. Ok, il coso. Come lo posso chiamare? Lo stick C. Per tirare fuori, tieni premuto. Bla bla bla. Per rilasciare i semi Deku. Se vuoi sparare via, quando premi C, tienilo premuto un po' di più per sparare un coso. Vabbè, lasciamo stare, ve lo spiego in pratica. Allora, ve l'ho detto che la traduzione non è niente di così semplice. Allora, questi non sono i cosi che abbiamo ottenuto, sempre cosi. Non sono le noci che abbiamo ottenuto prima, sono diverse. Questi sono i semi e servono per usare la fionda. Mirate a qualcosa, usate la fionda e lanciate. E cade la scala. Intanto qua c'è. E potete tornare indietro, ma intanto qua diamo un'occhiata. C'è un piccolo scrigno. Rupie, vero? Cuore. Bene. Allora, se io torno indietro. Come on. Ok. Ho anche provato a installare la traduzione italiana di Ocarina, con pochi risultati, purtroppo. Dato che andava più scattoso di quanto lo vedo adesso. Ed era ingiocabile. Sul fattore sonoro, Ocarina è anche fatto molto bene. Ma ci sono stati Zelda con OST migliori. Ma anche delle OST memorabili, senza dubbio, ma non tutte. Hai ottenuto i semi Deku, sono piccoli, però ti aiuteranno a spararli come pallottole. Bene, adesso abbiamo. No, non abbiamo liberato perché sono tre. Ne sono sicuro. Esatto. Infame. E adesso possiamo salire. Molto lentamente. Molto lentamente. Andiamo a destra, a sinistra, non cambia niente. Che la stanza è tonda. Possiamo cadere? Ok. Ecco qua un simpatico tizio. Proviamo a usare le noci Deku. Se scende. Avvicinatevi, scende. Usate le noci Deku. Ho sbagliato a usarle. Ora vi spiego perché.
Si deve girare per usarle. L'ho colpito da dietro questo. Sono scultula. Si chiamano. Credo. Codesto infame. Girati. Se lo colpite. Ok. Vi ricordate quell'impostazione che ho cambiato ieri? Cioè ieri. Vabbè, l'ultima volta. È perché per tenere premuto il tasto della visuale. Perché sono abituato così in tutti gli Zelda. Vediamo un po' questa stanza. Allora, in questa stanza ci torneranno utili i bastoni. Questo è un ingranaggio a tempo. Andiamo qua. E c'è un baule. Questo è l'unico let's play che sto facendo quasi come un walkthrough. Negli altri, cosa devo fare? Forse è il gioco che mi ricordo di più. Essendo che è quello che ho giocato più recentemente. Il portale millenario ho giocato tipo 3 anni fa. E Pikmin. Su 2 anni fa, tipo. Comunque, siamo qua. Siamo qua. E cosa avevo preso? Me lo sono già scordato. Ah, la bussola. Cioè, il compasso. Cioè, è bussola. Perché in inglese bussola si dice compasso. Cioè, compass è un falso amico. Ok, prendiamo i bastoni Deku. Bruciamo questo bastone. E portiamolo. Portiamo la fiamma qua. E potremmo tornare indietro. Ma c'è anche un'altra cosa che devo prendere. Ed è là. Ed è... infame. È uno scrigno, però c'è anche qualcos'altro. E vi prego, per favore, chi ha giocato il gioco, di non dirmi... e di non lamentarsi quando ne manco uno di questi. Hai distrutto uno scultura dorato. Adesso sì, vabbè. Hai tenuto la sua anima. In parole povere. Vi prego di non dirmelo, perché questi scultura dorati sono un po' ovunque in tutto il mondo. E dato che non mi ricordo la posizione di tutti, molto probabilmente durante i let's play ne dimenticherò parecchi. E quindi tornerò indietro nei miei passi a cercarli, penso. Sono... non mi ricordo quanti sono in totale. Ok, tu devi morire adesso. Watch out. Girati. Ok. E adesso, tanto noci Deku. Adesso ci dobbiamo buttare. Yes, avete capito bene? E quel buco dove eravamo, dove avevamo visto prima, possiamo finalmente caderci sopra. Cioè dentro, cioè... vabbè, lasciamo stare. Muori, infame. Un cuore, vabbè. Allora, qua c'è uno scrigno da queste parti. Non dovrei aver saltato scrigno al piano di sopra. Almeno spero. Scultura. È dorato? Mi pare di sì. E come l'attacco? Non ho una piattaforma fisica. Potrei provare di qua. Con un po' di pro gaming. Se lo Z targeting funziona con questo scultura, no. Ok. Let's do it. Un altro colpo. Raccogliamolo.
Hai distrutto una scultura dorato. Vabbè, non lo leggerò ogni volta. Perché oggi mi impappino così tanto? Già raggiunto il max di noci deku. Cioè di semi. Sì. No, di noci. Comunque, adesso abbiamo da... Dobbiamo salire qua. Dovremmo andare di là, se non sbaglio. Ma non da qua, mi sa. Ok. Altro scultura. Non finiscono mai. Come prenderlo? Non mi ricordo. Forse la cosa. Magari. No. Oh my god. Vabbè, in salto. Dimmi in salto, per favore. Dimmi che si può prendere in salto. Dimmi che si può prendere in salto. Yes. Sapete, Link non può... non può saltare autonomamente. Deve avere per forza... una sporgenza. Ma è la caratteristica di Link, praticamente. Che lo contraddistingue da... Mario, possiamo dire. Faccio uno scrigno però, che prima vorrei prendere un cuore, come al solito, cose inutili. Gli scrigni del primo dungeon non vi aspettate che siano così interessanti. Comunque, se avete bruciato il bastone, potete riposarlo usando la spada, in modo da non sprecarlo. Che male che non abbiamo tutto il giorno. Veloce, 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 yes! Bruciata anche questa barricata di ragnatele. Bene, bene, bene. Salve. Altro do. Tizio Deku. Per favore, dimenticami, maestro, non lo farò di nuovo. Se mi ascolti ti insegnerò qualcosa di molto figo. Non batterò mai i miei fratelli se non li punisci in ordine specifico. L'ordine è 2, 3, 1. 23 is number 1. Cioè 23 è il numero 1. Ha poco senso, dire il vero. Come dire... cioè, ha unito i primi due e detto dopo il terzo. Non ha molto senso. E quest'ordine ci servirà più avanti. Adesso dobbiamo colpire quest'occhio. E proseguire? Proseguire non saprei. Proseguiamo per altri 2 minuti. Dopo che vai in acqua, tieni premuto A e puoi nuotare. Sono certo che troverai molte cose interessanti sott'acqua. Allora, dobbiamo andare in acqua, perché se no c'è quel coso che ci dà danno. Ok. Dov'era? Dov'era? C'è un interruttore da queste parti? Ne sono sicuro, eccolo. Premilo Link. Come on, Link. Premi l'interruttore. Parallelo all'interruttore. Si è buggato Link. Ah, ok. Non aspettatevi un gioco perfetto senza errori. Già la grafica poligonale, vabbè. È un gioco per 64. Cosa ci aspettavamo? Non si poteva fare di meglio ai tempi. Dovete tenere premuto. Ok, dai, dai, ok. E si abbassa il livello dell'acqua.
lo scultula. L'attacco in rotazione non ve l'avevo ancora mostrato. Ci sono vari tipi di attacco. Estremamente in ocarina non c'è nessun maestro di spada, ma ve li insegno io. Cioè ve li spiego. C'è l'attacco normale, c'è l'attacco in rotazione, c'è l'attacco in salto, e si può fare l'attacco in rotazione più velocemente girando lo stick. Ok, spostiamo questo masso. Stai vicino a questo blocco e prendilo con A. Mentre lo stai premendo puoi spingerlo o tirarlo. Se stai davanti al blocco e premi A mentre giri il coso avanti al coso, poi sì, ti arrampichi, va bene. Fai attenzione, sì, ok, ho capito tutto, anche voi. Semplicemente tenete premuto A e tiriamo indietro. Ok, molto semplice. Vediamo a che punto siamo. Ok, penso che adesso concludo questa parte. E ci vediamo alla prossima con The Legend of Zelda Ocarina of Time. Bye bye.